Buongiorno, buongiorno a tutti quanti. Dopo un paio di giorni tempesta qui a Tenerife, questa mattina c'è il sole, fa un po' freddino, io sono vestito tipo cipollina. Oggi di che cosa vogliamo parlare? Oggi sicuramente è una giornata molto intensa. Seguirò in diretta altri colleghi per Cosmogrof, che in questo momento dovrebbe essere l'ultimo giorno di questa fiera mondiale dove tutti i parrucchieri del mondo vanno a scoprire delle cose nuove, e naturalmente mi sento anche io coinvolto in questo per presentare Musicando PNL Bellezza. Per chi non mi conosce, è un format che aiuta le persone a cambiare la loro immagine, perché l'esperienza ci ha insegnato che verso l'età dei 50 anni nasce questa sofferenza di invecchiare. E allora che cosa abbiamo inventato? Niente, non abbiamo inventato proprio niente, perché quello che propongo è imparare a respirare per imparare a visualizzare, solo questo. Ci vogliono qualche esercizio e da questo si va a creare questa fantastica base per sostituire questa immagine negativa che ci preclude nei tre aspetti fondamentali della vita: salute, sentimentale, autorealizzazione personale, dove noi delle volte non agguantiamo quello che vogliamo. E imparare a visualizzare una nuova immagine per accogliere una sensazione del passato dove ci siamo sentiti al top, con degli esercizi molto semplici che si possono fare a casa, possiamo sostituire questa immagine negativa per avere un'immagine positiva, con questo ricordo nel passato dove ci siamo sentiti al top del top, e quando passeremo davanti a uno specchio ci sentiremo sempre belli anche se passa il tempo. Per tutte le persone interessate al progetto, clienti o anche professionali, per approfondire meglio, oggi farò qualche diretta in più per andare in diretta con la fiera Cosmogrof e condividere con voi questa idea che è geniale, unica, irripetibile, che ci darà un'opportunità sia professionale di alzare il livello di qualità e la personalizzazione individuale per le clienti, e aiutarle a un passaggio molto semplice ma fondamentale per una persona per essere sempre felice. Qualsiasi cosa accada, abbiamo l'opportunità, il parrucchiere si evolve. Anticamente esistevano i cerusici, dove facevano anche i salassi, poi ci fu una scissione del parrucchiere con la medicina moderna, quella attuale, però non è detto che noi parrucchieri possiamo anche copiare e superare qualche altra filosofia che possa migliorare la qualità della vita delle persone per essere felici e per vedersi sempre belli. Bene, Francesco Callori vi augura buon proseguimento di giornata e ci vediamo alle prossime dirette. Ciao con Musicando PNL in Canaria.